cosa dobbiamo prospettarci? Una progettazione più etica? Limitarci a questa prospettiva per avere appunto una tecnologia più democratica? E questa prospettiva è sufficiente per riacquistare davvero un controllo sulle nostre vite? Perché a quanto pare non è che non abbiamo il controllo su un oggetto, non abbiamo il controllo sulle nostre vite. Non so, forse perché sono troppo ingegnere, ma tendo più invece a dire, visto che è un oggetto multiforme che fa moltissime cose, quindi funzione per funzione, aspetto per aspetto, capire le implicazioni, capire le conseguenze e, se necessario o opportuno, intervenire. Il fatto che in Cina, dove intanto c'è una retorica sulla Cina come se la Cina fosse il Far West dove tutto può capitare, in realtà è molto normato digitale in Cina, non soltanto l'aspetto distopico di sorveglianza, ma anche in positivo, per esempio, il numero di ore di videogiochi che sotto una certa età si può giocare, quindi qualche anno fa hanno introdotto un limite, determinate app che dopo un certo usaggio si interrompono. Allora, tutte queste cose, sulla base di evidenze, quindi che ci siano delle ricerche serie che ci permettono di capire, sono tutte cose che potremmo benissimo fare. Il motivo per cui stiamo ritardando così tanto a fare certe cose è che ogni secondo passato a guardare una di queste è denaro, quindi è un profitto per qualcuno, che quindi può impiegare lobbisti molto bravi, può fare pressioni per ritardare il più possibile l'intervento normativo. Non dico che sia facile non tagliare queste dipendenze, però penso che sia un lavoro molto da farsi sul soggettivo. No, è sicuramente, allora, innanzitutto dal punto di vista politico lo sguardo dall'alto e quindi è statistico. Sì. Per cui dire, perché siamo tutti diversi, tutti abbiamo diversi atteggiamenti, però uno pensa a fare un intervento che possa statisticamente in media portare a un certo risultato positivo lasciando le margini di libertà. Quell'oggetto è infinito nelle possibilità, ci vuole un infinito numero di norme. Ma in realtà se guardiamo un po' di numeri trovate nel libro, passa in media, quindi la media di tutto, di questo 4 miliardi di persone, 4-5 ore al giorno. E 4-5 ore al giorno in realtà tre quarti del tempo sono social media. E le app che hanno un numero rilevante di utenti e di ore di utilizzo sono pochissime. Quindi in realtà se volessimo un risultato, di nuovo ragionando da ingegnere, statisticamente significativo, basterebbe puntare su una manciata, Instagram, WhatsApp, Facebook, Twitter e poco altro. Poi ci sono milioni di app, ma milioni di app con un uso bassissimo. Sì, dove non conviene interferire. Noi abbiamo delle app, tutti quanti pensano delle app, che ogni tanto usiamo. Sono le app proprio strumentali, mi serve una certa cosa, la apro, lo uso. Però ci sono invece le app che apro anche se non ho bisogno di nulla. Le apro, come dicevi tu prima, le apro e basta, le guardo perché ho voglia di distrarmi. Ma secondo me c'è un oggetto che, essendo attivo, genera dei, cioè, prende dei dati, no? E questi dati sono economici. Quindi la tutela dovrebbe iniziare soprattutto da questa parte qua. C'è una coscienza sul fatto che siamo dei prodotti, non soltanto dal punto di vista digitale, ma anche da tanti altri punti di vista, ma non viene sviscerato. Cioè, quindi penso che la normativa, se ho capito, è più urgente su questo aspetto qua, sul fatto che siamo proprio un prodotto. Poi si può intervenire sul comportamento umano, cioè si può intervenire sulle dipendenze, non esiste soltanto la dipendenza dalla digitalizzazione, sulle debolezze dell'essere umano si può intervenire, non si può intervenire nel momento in cui noi diventiamo un prodotto e non ne siamo consapevoli. Sì, sì, infatti capito. Uno dei motivi per cui ho scritto il libro è proprio per rendere questo oggetto molto meno opaco. Questo è un oggetto opaco, che appunto non ti dice che dati raccoglie, a chi li manda e quali sono le conseguenze della raccolta di questi dati. Quindi sicuramente una parte importante del libro è dire, ma sapete, questa macchina fa le seguenti cose, perché è un po' il punto di partenza per tutti gli altri ragionamenti. Questo oggetto qui richiede lo sviluppo di filtri, dire questa cosa la apro e perché vedo quello che vedo, capire che loro mi fanno vedere le cose che suscitano reazioni perché su quelle monetizzano. Se mi fanno vedere una pubblicità e io clicco sulla pubblicità, loro incassano automaticamente. E quindi per loro è molto importante capire quale pubblicità farmi vedere. Quindi da questo punto di vista, il punto di partenza è appunto spiegare queste cose. Perché allora possiamo chiederci,
Da una parte noi singoli cosa possiamo fare e poi collettivamente invece che intervento possiamo chiedere. Quello che trovo sia complesso è da valutare, insomma, la normativa, il complesso normativo, comunque la legislazione ha dei tempi che poco si adattano alle modifiche tecnologiche, questo è un altro tema importante. E alla velocità anche. Esatto, i tempi della politica non sono esattamente i tempi della tecnologia, quindi noi potremmo anche definire un impianto di norme che poi si rivela velocemente inadeguato agli sviluppi tecnologici, quindi come dire, è assolutamente un tema di cui ci dobbiamo preoccupare. È ovvio che noi adesso abbiamo affidato sostanzialmente a privati, questo è cioè una quantità di dati spaventosa, quindi chi potrebbe essere il normatore, nel senso che l'Apple è una multinazionale, cioè quando tu parli di normativa che cosa pensi? Sono due parti della risposta, una è chi ha il potere di imporlo alla Apple, esatto. E questo è tutto un altro discorso, nel senso che chi ha il potere di un attore transnazionale americano così ricco. Però io sono uno di quelli che tende, contrariamente alla vulgata di questi ultimi 30 anni, a pensare che gli stati nazionali sono stati nella narrativa, nella discussione pubblica, deliberatamente, non tutti gli stati nazionali, alcuni stati nazionali sono stati raccontati come impotenti, perché ormai superati, perché ormai questioni sono globali, cosa possono fare, poverini. È un ragionamento che viene applicato ad alcuni stati e non altri. Per esempio, io ho frequentato molto gli Stati Uniti, non l'ho mai sentito fare applicato agli Stati Uniti. Questo tipo di ragionamento. E stessa cosa in Cina. Quindi in realtà c'è una questione di potenza. E infatti non è un caso che l'attività di lobby di queste aziende, ma anche in tantissimi altri settori, non è che il digitale sia particolarmente cattivo, non è che il petrolio o le armi sia tanto diverso. Però perché ci sono legioni di lobbisti a Roma, a Bruxelles, a Parigi e così via? Perché comunque in realtà si sa che uno stato determinato, anche medio, anche piccolo, però determinato a far valere nei suoi confini nazionali per quel che vale la sua sovranità, fastidio lo può dare. Nel contesto dell'Unione Europea chiaramente è più facile dire facciamo a livello dell'Unione Europea, ci sono 27 stati e infatti alcuni degli sviluppi che vanno nella direzione che auspico anche nell'ultimo capitolo del libro sono avvenuti a livello dell'Unione Europea e stanno discutendo letteralmente in questi giorni di dire appunto con Apple apri un altro App Store oppure no, Apple resiste, minaccia causa legale e così via. Quindi benissimo a livello, questo livello sovranazionale peculiare che l'Unione Europea che negozia con gli Stati Uniti, perché sistematicamente queste cose sono negoziate non solo tramite i lobbisti ma anche tramite governi con gli Stati Uniti. Quindi da mio punto di vista gli stati o entità sovranazionali hanno tutti gli strumenti per far valere il loro volere, la loro determinazione a normare determinati aspetti. E si tratta di volerlo, e si tratta di avere volerlo, avere il potere effettivo di farlo. E anche le competenze. Sì, le competenze, sì, è questione di risorse. Sì, sì. Un nostro concittadino da tanti anni a Londra, Tommaso Valletti, un economista dell'innovazione che è stato il chief economist della direzione antitrust della Commissione Europea per 3 anni. E lui è venuto anche a Torino, a Biennale Democrazia, e ha raccontato dicendo, bene, io il chief economist, avevo il mio team di una ventina di brillantissimi economisti, pagati bene, Commissione Europea pagati bene, perfetto. Dall'altra parte, se il mio team era di 12, dall'altra parte una singola azienda, Big Tech, per una singola causa aveva un team che era grosso il triplo, con persone pagate il triplo. E quindi lui diceva, come faccio? Col fatto poi che quelli che lavorano alla Commissione Europea lavorano lì e poi magari dopo 3 anni che lavorano lì, magari hanno fatto anche diligentemente il loro lavoro con grande impegno, poi magari vanno a lavorare per quegli altri quando hanno finito. E qui questa è una questione di risorse, quindi si tratterebbe, nel caso della Commissione Europea o degli Stati Nazionali, di dire quante persone servono, si assumono e si mettono al lavoro.